Io sono per l'esercito europeo, io sono per la difesa comune, ma io sono anche per la diplomazia europea. È tempo di una pace giusta, non è tempo di pace, punto, e non c'è pace senza giustizia. È interesse di tutti che questo avvenga prima del novembre 2024. Perché gli elementi di incertezza del novembre 2024 sono un'area troppo rischiosa anche per gli ucraini. Quindi questo è il momento della pace giusta. Ovviamente la pace deve essere giusta e questo comporta che il nostro sostegno all'Ucraina, come ha detto il presidente Biden ieri, debba non essere messo in discussione. Ma per arrivare alla pace giusta, non può proseguire una escalation costante nel conflitto. Ho chiesto alla Knesset nel 2015, perché io davanti al Parlamento israeliano ho detto due popoli due stati. Non condivido le fughe in avanti di chi riconosce lo Stato di Palestina senza aver contestualmente riconosciuto il diritto di Israele a vivere e a esistere. Ed è evidente che se noi non risolviamo subito la questione di Gaza abbiamo un effetto a chiazza d'olio evidente, perché comunque intanto abbiamo il caos in Yemen con la situazione degli Houthi, abbiamo una crescente difficoltà non soltanto in Palestina ma nei territori limitrofi, a cominciare dal Libano e non soltanto con Libano. O l'Europa forma gli Stati Uniti d'Europa e quindi l'esercito europeo e quindi la diplomazia europea e quindi gioca un ruolo in Europa, oppure da soli non riusciremo a incidere. Mandarci quelli bravi, non Luigi Di Maio. Questo è il senso di quello che noi rappresentiamo come proposta.